L'argomento è credito e risparmio tra Covid e guerra, le attività della banca. Molti ci chiedono, dici, che cosa facciamo? Allora ci sono le due categorie, i privati e le aziende. E i privati ci chiedono, ma la nostra paura è quella della guerra, noi non siamo abituati e abbiamo una grande paura di rimettere tutto quello che abbiamo. Tornati ai nostri antenati, ai nostri avi, cioè a 100 anni fa e più, quando la guerra del 15-18 poi aveva in aggiunta la febbre spagnola. Nel periodo di Covid i vari governi che si sono succeduti, non solo quello di Draghi ma il precedente, aveva dato delle direttive che le banche hanno, diciamo, assecondato, e noi come mediocrati abbiamo dato molto al nostro territorio. Cosa ha fatto questa banca di comunità sul territorio? Ha assistito la clientela in momento di Covid con oltre 100 milioni di mutui. Sul riciclaggio abbiamo comunque assistito attraverso questi 100 milioni in pochissimo tempo erogati attraverso mutui chirografi che erano sostenuti anche dalle garanzie di MCC, perché c'era pure l'altro aspetto che il governo ci aveva dato la possibilità di acquisire delle garanzie dello Stato praticamente. E quindi poi non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo cercato di aiutare le imprese e le famiglie anche sospendendo i mutui per, con la moratoria abbiamo sospeso un 2000 mutui. Insomma, questo è un aiuto serio per la comunità, è un aiuto che il sistema bancario in generale ha fatto, ma noi parliamo di quello che abbiamo fatto noi, ovviamente, che è quello che riguarda la nostra comunità, il nostro territorio, la provincia di Cosenza. Quindi che dovevamo fare più di questo? Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, abbiamo fatto il massimo. Quindi il Covid l'abbiamo sistemato in qualche modo mettendoci a disposizione delle autorità governative, del governo nazionale, che faceva dei decreti che incitavano le banche a seguire quelle loro indicazioni. Quindi questo sul Covid ci siamo spesi molto, e aggiungere perdite che non rientrano le somme erogate è un disastro anche per il sistema bancario, o meglio per banche che sono di comunità. Quindi titoli aziendali che erano riferiti a un mercato russo, che erano riferiti a un mercato ucraino o comunque alle zone limitrofe della parte bellica, hanno praticamente dimezzato il loro valore. E cosa vuole realizzare dopo il suo investimento alla fine del ciclo? È il primo obiettivo. Il secondo è la duration, è l'orizzonte temporale. Fino a quando il cliente è disposto a stare all'interno del mercato? Se si sbaglia un orizzonte temporale nell'intervista col cliente, abbiamo già sbagliato l'investimento. Se l'obiettivo era di breve e gli abbiamo proposto un titolo nel quale devi stare 5 anni, quale un prodotto assicurativo che ci devi stare 10, abbiamo già sbagliato l'investimento all'inizio. Gli investimenti sostenibili sono quelli ESG, Environmental, Social e Governance. Quindi gli investimenti sono quelli che hanno regole precise, che hanno rispetto sociale, quindi non c'è sfruttamento minorile, sono quelli che pensano all'ambiente e non allo sfruttamento dello stesso, sono quelli che hanno una governance giusta. Valutare aziende che abbiano un forte radicamento nel territorio, che siano soprattutto domestiche. Evitate di investire in zone del nord-est in questo momento, e poi seguite anche la logica del PAC, che è il piano di accumulo del capitale. Sono versamenti programmati, magari mensili, che vi permettono di entrare a piccoli passi, soprattutto in mercati più aggressivi, perché matchano
le fasi di ribasso e di rialzo, ma soprattutto danno un rendimento che è sempre più elevato, perché quando comprate a basso prezzo, appena il prezzo risale, sale la quotazione delle intere quote che avete comprato. In ultimo, non dimentichiamo i fondi pensione. I fondi pensione sono ciò che ci assicurerà un livello di vita dignitoso nel futuro, perché quando il sistema pensionistico non sarà più in grado di dare quello che dà oggi, avremo l'altro 50% che ci arriverà dal fondo pensione. Henry Ford, che conosciamo tutti, che cosa dice? Meno male che la popolazione non capisce il nostro sistema monetario, riferendosi agli Stati Uniti. Perché se lo capisse, credo che prima di domani scoppierebbe una rivoluzione. E sicuramente bisogna fare un intervento correttivo sui prezzi. Non possono continuare a speculare sulle materie prime. I governi devono intervenire anche su questo, perché poi che cosa succede? L'effetto contrario, che ci sarà un crollo della domanda e quindi un aumento della disoccupazione. E dobbiamo privilegiare chi come noi privilegia ed esalta i valori etici. E allora benvenuta alla BCC, speriamo che sia l'inizio o la prosecuzione di un grande rapporto di sinergia, indicando l'ente non come ente creditizio, ma come organismo istituzionale, tra virgolette, in un'accezione ovviamente molto semplice, che non è semplicistica, ma è semplice, di semplice intuizione, perché da questa sinergia noi possiamo avere quella società migliore alla quale lei faceva riferimento, ma il nostro presidente internazionale dice Rotary per cambiare le vite. E allora tutti insieme possiamo operare, ribadisco, secondo valori etici, per cambiare le vite, perché la Calabria ne ha bisogno e noi ne abbiamo bisogno, è il nostro presente e il nostro futuro che dobbiamo tutelare. Per cui benvenuti e grazie per questa serata.